Buongiorno, Fiorellini. Buongiorno, come va? Vi piace il mio cappelluccio? Cappelluccio invernale, eh? Cambiato cappelluccio. Come mai metto sempre un cappelluccio? Perché io ho i capelli che vedete che sono come... Avete presente aglio, olio e peperoncino? Se non li lavo due volte al giorno, fanno un'impressione inquietante, danno una visione inquietante. Quindi mi tengo un po' a riparare i miei preziosissimi capelli, perché veleggiando verso la sesta età, ho bisogno di darmi un tono e anche un pochettino una sembianza di ordine. Bene, oggi parleremo di Trump. Ho avuto il piacere di conoscerlo, l'ho conosciuto a New York all'interno del ristorante Le Cirque, del grande Sirio Maccioni, che purtroppo ci ha lasciato da poco. Sirio Maccioni aveva questo ristorante Le Cirque dove era andato a mangiare Wojtyla, dove era andato a mangiare tutti i presidenti degli Stati Uniti e tutte le personalità americane, anche quelle importanti che di passaggio a New York. Beh, comunque io una sera ero andato a cena alle Cirque e lì, combinazione, nel tavolo di fianco a me c'era Donald Trump, simpaticissimo, veramente una persona alla mano. Abbiamo scambiato due parole, io ero appena tornato dai Caraibi, ero abbronzatissimo ma elegante, giacca, cravatta, come prevedeva quel tipo di ristorante, e lui mi disse, "Ah, you look handsome." Mi disse, "Ah, mi sembra che tu sia in forma." È stato molto gentile. Poi combinazione vuole che lo rividi dopo due giorni durante lo spettacolo Victor Victoria con la grande Julie Andrews in un teatro di New York. Guarda un po', l'ho incontrato due volte in due giorni. Si vede che anche lui piaceva il musical. Insomma, una persona veramente gradevole. Quindi, ma questo non è per questo che io tifo Trump. Io tifo Trump perché penso che Biden sia un burattino e che questo voto negli Stati Uniti non sia stato fatto perché Biden ha delle tematiche e Trump ne ha delle altre opposte. No, perché questo Biden è stato messo per trovare qualcuno che andasse contro Trump. Quindi questo voto è contro Trump, non a favore di Biden. State bene attenti, è un voto contro Trump, quello dei Dem, non un voto per Biden, perché Biden, da noi in Veneto, uno come Biden lo chiamiamo un codeghin, cioè un cotechino, cioè uno che non conta molto, e difatti se dovesse essere eletto ce ne renderemo conto presto. Tutto quanto di buono ha fatto Trump lo sappiamo, occupazione, il PIL in crescita, politica internazionale molto importante, ha fatto questa storia degli ebrei con gli Emirati, insomma ha fatto delle cose buone, ma per i nazionali, i nostri connazionali progressisti e politically correct, questo non va bene, cioè, no, non va bene, è un coro, no? Tutti quanti sono per Biden così, ma vorrei ricordare che la situazione negli Stati Uniti, io ci sono stato parecchie volte, ma con questo non è che sia uno storico preciso, è molto diversa dall'Italia, cioè i Dem e i Repubblicani in America non è che siano così lontani come possa essere Zingaretti da Salvini qui da noi, o Speranza che è ancora più a sinistra. Quindi voglio dire, è una situazione che va un pochettino compresa, ma siccome Trump ha pestato i piedi a molti, ecco che allora hanno messo un fantoccio, un personaggio, uno spaventapasseri, uno che non conta niente. Personalmente avrei scelto come candidato democratico qualcun altro al posto suo, ma sicuramente molto meglio sarebbe stato Bloomberg, per dire, l'ex sindaco di New York. Quindi eccoci allora qui a guardare un po' come saranno queste elezioni. Vedendo oggi sto televisore acceso, c'è un gran casino, anche lì, sembra la pandemia in Italia, cioè non si capisce uno che vuole far causa a un altro, lo stesso che vuole far causa a quell'altro, insomma è uno stato di un pochettino un po' confuso, ma staremo un po' a vedere.
Detto questo, anche se dovesse perdere le elezioni, non penso che Trump se la passerà male. Ha una bella moglie, anzi bellissima, e anzi forse anche per questo sta sulle palle a molti. Ha dei bei figli, 2 lire da parte, nonostante i debiti, sicuramente ce l'ha, gioca a golf, insomma se la passerà in qualche modo, riuscirà a sopravvivere. Per ricordarvi un po' la storia della politica americana, vi ricorderò che il democratico Lyndon B. Johnson, lo dico per la terza volta, mandò a morire migliaia di ragazzi in Vietnam. Ricordatevi, fatevi un appunto. Buona giornata da Umberto Smaila. Ciao.